Vediamo se riesco a prenderli tutti insieme, tipo, e fare un unico giro. Io poi mi cado. Ce l'ho fatta. Cicloturisti e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale con un nuovo video unboxing. Da un po' di tempo che non ne facevo uno. Se ve lo foste perso, sono stato in America. Ho viaggiato da San Francisco a Miami in bicicletta unsupported. E niente, però nel frattempo che ero via mi sono arrivati tantissimi pacchi, questi non sono nemmeno tutti. Io sono contentissimo perché vuol dire che tanti brand sono contenti o vogliono collaborare con me, quindi questo vuol dire che, insomma, quello che faccio piace, non sono bello, quindi presumo che sia per quello che vogliono collaborare con me. Partiamo con questo, il più grande di tutti, che mi arriva dai paesi baltici. Come c'è anche scritto sulla scatola, Tactical Footpack mi ha mandato veramente una marea di roba, rovesciamola tutta. E che cos'è Tactical Footpack? È una compagnia che realizza cibo pratico, semplice, facile, veloce e buono. Cioè, in realtà questo devo ancora testarlo, ma non vedo l'ora di provarlo perché adesso durante l'estate ci saranno un sacco di trail, eventi, gravel, dove spesso mi tocca pernottare di notte. E quindi devo portarmi necessariamente cose da mangiare. E ci sono tantissime varietà di cibo tattico, diciamo, per quello Tactical Foodpack. Tra l'altro mi hanno mandato anche, che sembra tipo la ciotola di un cane, Fold a Cup. Ok, questa è una posata in plastica, coltello, cucchiaio, forchetta, molto carina. Gli adesivi, raga, gli adesivi. Se mai volete mandarmi qualcosa, mandatemi anche gli adesivi e io sono la persona più felice del mondo. Abbiamo veramente un sacco di tipologie di cibo. La cosa che ho cercato di scegliere io è anche il fattore calorico e anche le proteine. Abbiamo dalla colazione al pranzo alla cena. E queste sono facili e veloci da fare perché semplicemente ci sono anche le istruzioni. Qua dietro mettete dentro l'acqua, mescolate, chiudete. Qua è, cioè, una cosa richiudibile. E aspettate un po' con l'acqua calda, si cuociono, quindi questo è fantastico. In realtà non è che l'hanno inventato loro questo meccanismo, ci sono tantissime aziende che lo fanno, ci sono anche sul sito diverse declinazioni di questo cibo. Potete ordinare il singolo pacchetto, ma potete anche avere una combo, quindi un menu completo magari per un'intera giornata. E dalle recensioni che ho letto sembrano essere non solo molto comode, ma anche molto buone. Questo è un fish curry, crunchy, chocolate, muesli. No vabbè raga, c'è veramente di tutto. Quindi grazie Tactical Foodpack per avermele mandate. Ma c'è anche un codice sconto, quindi date un'occhiata al link che vi lascio in descrizione. Anzi, in descrizione vi ricordo che trovate tutti, ma proprio tutti i prodotti che vedrete in questo video. Queste sono buonissime. Questa è la carne secca. No vabbè. Ma andiamo avanti perché qua ho un pacco che in realtà ho già aperto. E abbiamo una action cam. Ah, la Akaso Brave 7, che è una action cam IPX8 impermeabile, controllo remoto, carica batteria. Ah ok, wow, qua ci sono un sacco di accessori. In realtà Akaso la conosco già perché fa, diciamo, dei dispositivi che negli anni sono migliorati. Akaso è un brand cinese che è partito con delle cinesate, possiamo dirlo, però a poco si sta alzando sempre di più il livello. Ovviamente non raggiungerà mai GoPro, anche il prezzo chiaramente parla per sé. Però video in 4K fino a 30 fps, ha lo schermo anteriore qua davanti a colori, foto fino a 20 megapixel. E testiamola subito questa a caso qua col buio e poi di nuovo il chiaro. Riprendo in 4K a 30 fps, come si sente l'audio? Veramente qua è controvento, provo a cambiare un po' la ripresa, faccio un po' di panning. Così, che dite? Andiamo abbastanza bene come ripresa. Stabile, vediamo se è un po' stabile. Mentirei se vi dicessi che no, questo può sostituire la GoPro. No, però se non vi interessa avere la qualità o non volete qualcosa di professionale, questa Brave 7 ha tutte le carte in regola. E da un'azienda cinese passiamo ad un'azienda italiana, Biotex. Magari tanti di voi già la conoscono. Mi hanno mandato, tra l'altro, dei prodotti che loro vendono direttamente sul loro e-commerce. In particolare, visto che ci avviciniamo all'estate, gli ho chiesto dei prodotti per queste giornate di primavera, magari ancora non troppo calde, fredde, insomma, non si capisce bene. E andiamo con ordine. Qui abbiamo un antivento. Bello il tocco. Carino. Sembra tipo carta velina, bello, con la sua cerniera
JKK con la trappola antiacqua, abbiamo un cappuccio leggermente elastico, qua dietro inserti i catari frangenti, tasca posteriore con la cerniera, molto bene, che serve non solo per riporre gli oggetti mentre pedalate, ma anche per richiuderlo su se stesso, e occupa veramente niente, è super comprimibile, anzi potrei comprimerlo ancora di più, quindi questo molto molto interessante. E vi ricordo che questa è un'azienda italiana, quindi c'è tipo anche questo prodotto, che è una canotta, spero che mi stia, non lo so, microforata, comoda, leggera, questa in estate è perfetta ragazzi, sono quelle cose che non costano neanche tanto in realtà, Biotex non ha un prezzo così alto, però le fa bene. E questi accessori tipo questi che servono per scaldare la punta dei piedi, io non li ho mai usati, devo provarli. Qua abbiamo anche le calze 3D Fresh Effect, appunto ragazzi, io conosco già Biotex, non li ho ancora provati di persona, dovrò provarli, dovrò testarli, quindi continuate a seguire il canale perché così sapete che cosa ne penso. Ma rimaniamo su aziende italiane, qua abbiamo Demon, azienda di Vicenza che, come sapete, mi fornisce gli occhiali da ciclismo con lenti da vista. Una cosa un po' particolare, ma li ho testati, li uso ormai da più di 2 anni, vi lascio qua in alto il video che ho fatto con loro e gli occhiali che mi hanno dato, i Performance RX. Vi assicuro che chi per come me ha come necessità di vedere bene, mi hanno mandato 2 nuove paia di occhiali, sempre con le lenti, con un design diverso. Qua abbiamo il cambio delle mascherine e qua abbiamo il paio di occhiali gravel, belli così blu, anche specchiati. Vediamo come mi stanno. Beh, io in realtà non lo so. Che ne dite? Beh, sembrano molto leggeri, confortevoli, qua c'è il nasello, al solito morbido, leggero, uno stile sicuramente diverso rispetto agli altri, questi un po' più vicini al concetto di gravel, quindi con un'ampia superficie, con una forma particolare, con un design particolare che piace tanto. E sono disponibili tantissimi modelli, questo è il modello blu, ma abbiamo anche quello nero, con già tra l'altro le lenti integrate che... Eh sì, adesso ci siamo ragazzi. E come dicevo prima abbiamo anche le mascherine, queste che si possono cambiare, quindi smontate la parte qua sotto inferiore, quindi potete un po' giocare con i colori degli occhiali. E loro mi hanno anche mandato queste che sono gialle e arancioni, quindi col nero ci sta sicuramente un sacco. Fatemi riprovare perché a me piacciono, cioè mi piace vederci. La cosa bella di queste lenti che sono qua all'interno è che si possono rimuovere, si possono pulire, lavare, ma garantiscono la visione periferica, cosa che in gravel è importantissima, oppure permettono di guardare in basso, per esempio per controllare la traccia, controllare il ciclo computer. E questa secondo me è la cosa che rende questi occhiali, che con le lenti non costano tantissimo, siamo circa sui 150 euro, ma forse in realtà anche qualcosa meno se usate il codice sconto che trovate qua sotto in descrizione. Beh, insomma, io li trovo utilissimi e personalmente da quando li uso non riesco più a fare meno degli occhiali da sole, da ciclismo, con le lenti, con queste lenti in particolare. Io mi trovo veramente veramente da dire. Demon vi fa il servizio completo, vi fa la montatura e vi fa anche la lente all'interno, che si può montare molto facilmente, ma siccome mi sento molto figo manterrò gli occhiali per tutta la durata dell'unboxing. Andiamo avanti, qua abbiamo un pacco da Amazon che potrei aver preso io oppure no, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ah ok, questa è la nuovissima luce di Raveman, che tra l'altro io utilizzo sempre, è la mia luce di fiducia anteriore, quella che posiziono sul manubrio, che mi fa anche da power bank e quindi trovo veramente veramente tanta tanta roba. E questo cavettino di ricarica, col Type C. Va bene che siamo nel 2023, ma vi assicuro che qualcuno usa ancora il micro USB e non si sa perché. Accendola, vediamo se carica. Ok, sì, ecco, vedete, non è potentissima. Ma a che cosa serve? Serve per posizionarla sotto il vostro ciclo computer, perché qua ha l'attacco. Questo è l'attacco Garmin, però in realtà ci sono anche degli adattatori per adattarla a Wahoo. E questa è una luce che voi potete utilizzare, tenere lì, fissa, per tutta la durata della vostra uscita. Poi arrivate a casa, la ricaricate con il Type-C. Ecco perché forse magari uno non vuole utilizzare la luce anteriore accesa tutto il tempo, perché si scarica, spesso sono luci molto potenti. Invece questa ha una luce abbastanza contenuta e quindi serve per farvi vedere, e tra l'altro non vi dà neanche fastidio tenerla accesa perché lei sta lì. Questi oggetti possono essere molto molto utili e vi salvano la vita. Poi non vi ruba extra spazio, non è pesante, stiamo parlando di pochissimi grammi. Ci alloggiate sopra il ciclo computer, non la vedete neanche, l'accendete a inizio giro, la spegnete a fine giro e ve ne scordate. Però in realtà lei nel mentre vi sta proteggendo. Quindi ben fatto Raveman, concept molto interessante. Altro pacco
questa volta, che arriva dalla Spagna ed è un brand molto apprezzato. L'ho distrutto praticamente sul mondo del ciclismo per il suo rapporto qualità prezzo. Loro fanno abbigliamenti e sono Sirocco, ma insomma non hanno bisogno di tantissime presentazioni. Allora andiamo con calma, perché Sirocco ha lanciato tutta una nuova linea pensata per il gravel, perché appunto, come gli occhiali che sto indossando, molti adesso sfruttano il fatto di dire: ah, faccio gravel, e quindi c'è qualcosa effettivamente di diverso nell'abbigliamento gravel rispetto a tutto il resto. Sì. Poi è anche vero, sono gli uffici marketing che devono spingere per promuovere, no, determinati prodotti piuttosto che altri. Però se dici che è gravel, non lo so, qualcuno di voi, cioè, anzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Cioè, effettivamente i prodotti che sono su scritto gravel di fianco, cioè pensati per il gravel, cioè hanno qualcosa di diverso rispetto al ciclismo classico? Secondo me sì, ma non tutta sta differenza. Forse rispetto al ciclismo classico, adesso vedo tantissimi produttori mettono sui propri bib short le retine laterali, che sono comodissime per il telefono, per le cartacce, hanno anche le tre taschine laterali posteriori sulla salopette, quindi è particolare come scelta. Diciamo che per il ciclismo questa cosa è abbastanza inutile. Fondello forse è leggermente più spesso rispetto a quello di un ciclismo più classico, però appunto sono un po' in dubbio su queste cose. E Sirocco, insomma, sicuramente nel marketing è super esperta, quindi cavalca questa cosa qua. La borsa lo so che l'avete addocchiata, quella gialla, però la unboxo per ultimo, non, oppure skippate il video, fate quello che volete. E tipo anche questi guanti, una loro imbottitura qua, però non spessa, e tra l'altro non su tutto il palmo della mano, quindi sì, perché effettivamente il gravel non è l'enduro, dove c'è bisogno di un gel magari un po' più protettivo, non lo so bene. Devo testarli, devo provarli, mi incuriosiscono molto. Sembra membrana traspirante questa qua sopra, si chiude molto bene. Insomma, carini, con il loro logo Sirocco, quindi ci sta. Alla fine anche le calze. Ecco, sì, forse una cosa che distingue il gravel rispetto al ciclismo è un po' magari la colorazione dell'abbigliamento, perché queste colorazioni un po' pale, un po' appunto che richiamano più i colori che troviamo nel mondo gravel, quindi i colori dell'autunno, un po' i campi di grano, ecco, adesso è il periodo giusto. Ecco, maglietta da gravel, però senza le taschine posteriori, quindi no, in realtà c'è una taschina posteriore. Qua ci sta forse la cartaccia di una barretta, non ci sta il telefono, ci sta forse la patente, ci sta, non lo so che cosa ci sta dentro questa taschina con il suo inserto catarifrangente. Tante parti per traspirare, molto leggera, i loghi Sirocco qua. Ecco, sembra più questa una maglia da enduro che una maglia da gravel. Ma lo so che l'avete vista, lo so. Questa borsa è figa. Dai. Con due cerniere qua sopra, tre attacchi per il manubrio, senza distanziali però. Ok, cerniera qua davanti, inserti rifrangenti, questo stile del logo di Sirocco un po' rielaborato in salsa gravel. Dentro qua abbiamo, insomma, qua siamo su almeno 2,5 litri di capienza, con anche una cinghia per mettersela tra colla e trasportarla. Non ho mai visto nessuno nella vita usarla, però qualcuno di voi usa le tracolle? Qualche scomparto dentro, molto semplice però molto bella, anche il colore ocra, un po' per chiamare la natura, il colore dei campi di, non lo so, però bello. Rapporto qualità prezzo di Sirocco, non c'è bisogno che ve lo spieghi. Se sul ciclismo sono molto forti, anche qua sul gravel i prezzi sono interessanti. E tra l'altro, per risparmiare, iscrivetevi gratuitamente al mio canale Telegram, dove giornalmente metto le migliori offerte del mondo del ciclismo, cicloturismo, bikepacking, borse, cose, offerte. Date un'occhiata, è gratis e potete risparmiare, quindi link in descrizione. E the last but not least, scarpa molto particolare che mi ha mandato Garmont, che non vedo l'ora di provare. Più che altro perché anche qua è un concept particolare. Quando uno dice: ah no, vabbè, ormai hanno inventato già tutto, ecco che esce un'azienda italiana, tra l'altro, con questo concetto di scarpa. Allora, Garmont fa scarpe da hike, principalmente. Non c'è bisogno che presento Garmont perché è abbastanza conosciuta. Tutto sta in particolare in questa scarpa, concentriamoci sulla suola, che è da una parte più piatta, mentre dall'altra è più car armato. La cosa bella di questa suola è che va ad adattarsi al cicloturismo. Eh sì, perché questa parte piatta è ideale per essere utilizzata sui pedali, quindi pedali piatti, tendenzialmente chi fa un cicloturismo non spinto, ma magari vuole viaggiare tranquillamente senza fare troppi chilometri al giorno, appoggia i piedi
su una superficie, su un pedale piatto, magari non usa l'attacco. E poi per fare una camminata, magari su sterrato, magari per camminare comodo, ecco che c'è il resto della suola, magari un po' più adatta ad andare off-road. Questo modello in particolare non è in Gore-Tex, ma è water resistant. In ogni caso sul sito di Garmin trovate tantissime altre tipologie di scarpe, ma la cosa bella, e concludo su queste scarpe, è che parte di queste scarpe sono realizzate con materiale riciclato, con una tecnologia particolare di Garmin. Bella rigida anche la parte dietro, che serve a tenere in posizione la caviglia, quindi non farle fare strani movimenti. Per il tipo di cicloturismo che faccio io adesso, quindi un po' più sportivo, un po' più gravel, un po' più di velocità, magari non sono un modello adatto a me, ma se voi fate un cicloturismo più lento, più slow, più per godersi magari la propria vacanza, per stare tranquilli, per andare piano in strada senza fretta, e magari poi scendete alla bici, la lasciate in albergo e volete visitare, magari farvi una passeggiata per sgranchire i muscoli, beh, interessante come concetto. Garmin comunque azienda italiana, ed è bello sapere che ci sono aziende italiane che continuano ad innovare, e in realtà, beh, non nascondiamoci, dai. Nel mondo del ciclismo, nel mondo dell'outdoor, abbiamo da dire la nostra. Tra l'altro, molto bella anche qua l'interno della scatola, dove ci sono tutte le indicazioni per prendersi cura delle proprie scarpe. Questa è una cosa bella, mi piace, è quella chicca in più che magari ti fa apprezzare un prodotto che non costa pochissimo, è vero, so che sono di qualità, ma devo ancora testarle, quindi continuate a seguirmi perché ci sono tante cose in ballo, non vedo l'ora di portarvi in tanti posti nuovi. Prossimamente uscirà un video, non feels, ma comunque dove vi parlo di un po' come sta andando il canale. Ci stiamo avvicinando ai 30.000 iscritti, comunque un traguardo importante, e sto investendo sempre di più su me stesso, quindi questa è una cosa di cui vi parlerò in un altro video. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Un ringraziamento come al solito a tutti i fantastici Patreon che sostengono il canale, qua i loro nomi e link in descrizione se anche voi volete entrare a far parte del gruppo. Ci scambiamo consigli di viaggio, pareri, insomma, questa attrezzatura va bene, quell'altra no, ci mandiamo le foto delle bici cariche e niente, io mando invece le cartoline quando sono in viaggio, ma questo è solo uno dei benefit che c'è entrando a far parte del gruppo, che sostiene un po' tutto quello che vedete qua. In descrizione trovate anche le mie fantastiche magliette su Bike Creative, tipo questa che ha tema bikepacking, ma in realtà ce ne sono tante tante altre, andateci a dare un'occhiata. Io vado a provare questi occhiali tra l'altro adesso, perché è una bellissima giornata qua a Milano e quindi mi spiacerebbe non saltare in sella, e niente. Ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video. Diffidate alle imitazioni, anche se in realtà non so, c'è qualcun altro che fa le cose tipo come le faccio io in Italia. Boh, non lo so. Quindi al prossimo video, ragazzi. Buone pedate a tutti. Ciao. Oh, centro! Anche se era mesi che non lo facevo. Super bravo.